Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, praticamente è il primo in cui mi vedete di persona in questo nuovo anno, quindi spero che il vostro anno sia cominciato alla grande come è cominciato il mio. E siamo qui con questo video in cui per la prima volta voglio mettere online i miei buoni propositi per questo 2017, quindi magari vi possono essere di ispirazione anche per i vostri. I miei buoni propositi sono 5 e non vedo l'ora anche di sapere i vostri, quindi lasciatemeli in un commento qui sotto. Il primo è fare volontariato, è una cosa che in realtà io faccio già, quindi perché sono molto attiva qui nel mio piccolo paesino, faccio l'animatrice per i bimbi dell'oratorio e sono coinvolta anche in un'altra serie di attività. Il buon proposito è quello di continuare a portare avanti questi impegni che mi sono già presa e magari affiancarci anche un po' di volontariato ambientale, che è più in linea con quello che io ho studiato all'università e che potrebbe essere una bella possibilità per creare una rete di conoscenze con persone nuove che magari possono anche portare un lavoro in linea con quello che ho studiato. Secondo buon proposito è imparare una nuova lingua. Con questo nuovo anno ho intenzione di rimettermi in gioco con il tedesco, che in realtà non è propriamente una nuova lingua, visto che l'ho studiata per 3 anni alle superiori, ma dopo la maturità io l'ho completamente abbandonata e quasi completamente dimenticata, quindi questo 2017 spero mi porti la possibilità di fare magari qualche corso, comunque di studiarmela un pochino di più per conto mio, per rinfrescarmi un pochino la conoscenza del tedesco. Terzo buon proposito è quello di essere più organizzata. Negli ultimi mesi del 2016 avrete visto che ho saltato più di qualche pubblicazione, ho slittato qualche video di un giorno o due, quindi non sono stata molto organizzata. Quindi ho scelto di comprarmi finalmente una bella agenda per segnarmi tutti i vari impegni e per destreggiarmi meglio tra lavoro, volontariato, amici, impegni di YouTube, eccetera. E non so quanto durerà in realtà, ma spero che appunto mi aiuti a gestire tutte le varie cose, le varie scadenze, senza arrivare assolutamente all'ultimo. Numero 4, viaggiare di più. Dopo aver passato un anno in Australia, poi ho anche 6 mesi qui in Italia, nel 2017 l'obiettivo è quello di viaggiare alla scoperta principalmente del Friuli in realtà, ma anche ovviamente dell'Italia e dell'Europa, compatibilmente con i miei impegni lavorativi e magari usufruendo anche di qualche super offerta della Ryanair o magari con Flixbus per non spendere troppo. Al numero 5 c'è il proposito di prendermi cura maggiormente di me stessa. Ho in programma nel prossimo futuro una piccola operazione per delle cisti che devo togliere, dopodiché comunque vorrei cominciare a muovermi decisamente di più, ho già individuato qualche sport da fare. Probabilmente presto vedrete appunto qualche video relativo a quello che ho individuato come sport, mettetelo comunque tra molte virgolette, e spero che vi piacerà. Con questo ho concluso i miei 5 buoni propositi per questo 2017. Spero che qualcuno di voi voglia condividere i suoi qui sotto, o comunque spero di esservi stata di ispirazione per i vostri buoni propositi. Nel caso lasciate un bel like e condividete questo video. Se avete voglia potete controllare in descrizione per seguirmi sui social e sapere quello che mi succede in diretta. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life.